Action! L'idea di questo spot nasce per posizionare un nuovo prodotto, che è quello della pasta a tre grani fiorfiore, un prodotto premium, una pasta che nasce dalla selezione di tre grani di origine antica, quindi una pasta di alto di gamma, che però entra in un mercato dove ci sono molti prodotti di questo tipo. Quindi l'idea nasce osservando più attentamente le caratteristiche di questa pasta, che sono quella di avere una texture, appunto grazie a questi grani, avere una texture, una tenuta di cottura straordinaria. Questa tenuta di cottura, questa texture straordinaria, praticamente ha una caratteristica finale che è quella di abbracciare, di accogliere il sugo, come insomma poche paste possono fare. E da qui, qual è la migliore idea per raccontare questo legame? Che è rappresentare una storia d'amore, quindi una love story tra la pasta e il suo condimento, in questo caso il sugo. I carrelli entrano in questo contesto, prima di tutto essendo i testimonial, il carrello Coop è testimonial ormai celebre da almeno un paio d'anni di tutta la comunicazione. E quindi, dovendo raccontare, presentare una love story con un carrello, abbiamo pensato che fosse molto originale e inedito rappresentare una storia d'amore, oltre che tra due persone, rappresentarla anche con i rispettivi carrelli. Quindi due persone si incontrano al supermercato, una compra la pasta, l'altra prende il sugo, e vengono in qualche modo attratti l'un l'altro, e anche i carrelli stessi si attraggono l'un l'altro, e da qui comincia una corsa verso un innamoramento che è raccontato con i più scontati codici della comedy romantica. La storia della comunicazione Coop, che è passata da registi, sceneggiatori come Woody Allen, registi come Gregoretti, testimonial come la Littizzetto, il Tenente Colombo, diciamo che sono un precedente che invitano a continuare su questa linea di tradizione di intelligenza e autoironia, che in qualche modo sono un fil rouge di Coop. Spero che anche questo nostro approccio, che cita generi cinematografici, quali questa campagna in particolare della pasta, ha dei riferimenti sulla comedy romantica, altri spot che compongono il complesso di questa campagna hanno citato linguaggi di action movie e altri generi cinematografici, sono in qualche modo in linea con la tradizione comunicativa di Coop. Questa campagna è ambientata a Roma perché, pensando a tutte le possibilità, lo so, perché Roma ha il laghetto di Villa Borghese, che è il posto più romantico in cui si può presentare una storia d'amore.